Cari amici di RTC Quarta Rete, ben ritrovati. Con l'inizio dell'Avvento ritorna il nostro appuntamento settimanale con il Vangelo della Domenica. Innanzitutto voglio ricordarvi gli orari della nostra trasmissione: il sabato alle ore 18:30, la domenica alle ore 9:30 in diretta anche su Radio Playtag e la domenica pomeriggio sempre alle ore 18:30. In questa prima domenica di Avvento a commentare per noi il Vangelo è Don Antonio Landi, docente universitario di teologia e viceparroco della Chiesa di Sant'Anna all'Oliveto di Cava dei Tirreni. Un caro saluto a tutti i telespettatori di RTC Quarta Rete. Riprendiamo i nostri incontri sulla presentazione del Vangelo della Domenica. A partire dalla domenica 1 dicembre inizia il tempo di Avvento, è l'inizio del nuovo anno liturgico. Il tempo di Avvento ci dispone non solo a prepararci all'incontro con il Dio che si fa carne, con il Verbo che si fa uomo, il tempo del Natale, ma è un tempo soprattutto che educa il nostro cuore alla spiritualità dell'attesa, alla spiritualità dell'incontro, alla spiritualità del silenzio. È l'attesa del Figlio di Dio che si fa uomo, è il grande incontro che cambia la storia degli uomini, è il compimento della storia della salvezza. Dio si fa carne per elevare l'uomo alla dignità divina, per liberarlo definitivamente dal peccato e dalla morte, per riscattarlo dalla sua condizione di povertà. Ma è anche il tempo del silenzio, il tempo durante il quale noi vogliamo prepararci meditando la parola quotidianamente per poterla accogliere nella sua carne. È anche il tempo durante il quale vogliamo riscoprire la bellezza di scendere nella profondità di noi stessi per incontrare il Dio che si fa uomo. Diamo ora lettura del brano del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. Alleluia, 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 alleluia. Il contesto che fa da sfondo alla pagina del Vangelo di Matteo è la presenza di Gesù sul monte con i suoi discepoli. Ammirano dal Monte degli Ulivi la grandezza, la maestosità dell'edificio del Tempio di Gerusalemme, di cui purtroppo ora non resta che la pianta, perché dopo il 70 d.C. fu definitivamente distrutto dalle truppe romane. Ebbene, mentre i discepoli contemplavano lo splendore delle pietre che ornava l'edificio templare, Gesù dice che di quelle pietre non resterà più nulla, che bisogna prepararsi invece alla venuta del Figlio dell'uomo. Ecco, il tempo dell'Avvento ci prepara non solo a rinnovare il nostro incontro contemplativo e liturgico con il Dio che si fa carne, ma ci prepara anche all'incontro definitivo con il Signore che verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti. Ebbene, Gesù invita i suoi discepoli a essere vigilanti
e fa riferimento all'episodio di Noè descritto nel libro di Genesi. Sorprende che Gesù, a differenza di quanto possiamo leggere nei capitoli 6 a 9 del libro di Genesi, non faccia alcun riferimento alla condotta sregolata e immorale della generazione di Noè. Li descrive piuttosto in questo modo: nei giorni che precedevano il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito. Sono attività che corrispondono alla vita ordinaria degli uomini. Del resto, nelle prime parole rivolte da Dio, il Creatore, alla sua creatura, aveva proprio detto questo: crescete e moltiplicatevi. Di fatto, quegli uomini e quelle donne rispondevano a un precetto divino. Ora che cosa accade? Fino a quando Noè non entrò nell'arca. Nel racconto di Gesù si omette di dire che Dio si era pentito di aver creato quella generazione, perché il loro cuore era incline al peccato sin dall'adolescenza. Decise così di azzerare tutto e di ripartire da un uomo giusto e timorato di Dio, ecco Noè. Ma Gesù qui si sofferma solo su questi aspetti, non condanna quella generazione. Rimprovera soltanto la loro distrazione. Erano intenti esclusivamente a condurre una vita basata sulle esigenze umane. Avevano abbassato lo sguardo sulle realtà terrene e avevano dimenticato di levare lo sguardo verso l'alto, di levare lo sguardo verso il Dio Creatore. Ecco allora che non si avvedono quando Noè costruisce l'arca, quando Noè vi entra con la sua famiglia e con le coppie di animali, così come indicato da Dio, e all'improvviso il diluvio sommerge tutti. Allora due uomini saranno nel campo, aggiunge Gesù, uno sarà preso e un altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Quindi alla fine dei tempi non ci sarà alcuna distinzione, uomini e donne, appartenenti a qualsiasi classe sociale, politica, appartenenti a qualsiasi credo religioso. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. L'appello alla vigilanza è soprattutto rivolto ai suoi discepoli e a tutta la comunità che attraverso di loro crederà nel Signore, ed è intrisa di preghiera, di opere di carità. È attraverso la preghiera che noi possiamo incontrare quotidianamente il volto del Signore. È nella carne sofferente dei deboli e degli emarginati che noi possiamo scorgere il volto del Cristo sofferente e che continua a incarnarsi nei deboli della storia. Questo considerate. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare, perché veglierebbe. E l'appello che Gesù rivolge ai discepoli e a noi quest'oggi, sulla base di una condotta di vita che non sia più superficiale. La fede non può essere vita mediocre, non può essere esistenza superficiale. Dobbiamo imparare a scendere in profondità nelle relazioni con Dio, nelle relazioni con gli altri, con noi stessi. Scendere in profondità ci consentirebbe di riconoscere la presenza di Dio dentro di noi e nel cuore di ciascuno di coloro che noi incontreremo sul nostro cammino. Il tempo di Avvento sia un tempo durante il quale cerchiamo il volto di Dio, un tempo durante il quale la profondità delle nostre relazioni, della nostra preghiera, della nostra esistenza prenda il sopravvento sulla superficialità e la mediocrità che ingenera in noi aridità. Abbiamo bisogno di cuori caldi, di cuori appassionati, che annuncino la bellezza del Dio che si è fatto uomo, testimonino con la propria vita che Dio abita ancora in mezzo a noi. Auguri a tutti voi di buon cammino di Avvento.